Buone notizie per i cittadini pescaresi, perché da oggi si potrà prenotare il vaccino per quanto riguarda gli over 40, assessore. Sì, comunicazione che da oggi effettivamente tutti gli over 40 potranno prenotare il proprio vaccinazione. È arrivato il turno ovviamente di abbassare quella che è l'asticella dell'età. In aggiunta a questa notizia importante che ovviamente prevede la vaccinazione per gli ultra quarantenni, la possibilità che il Comune di Pescara, insieme a ASL ovviamente, ha messo a disposizione 1200 dosi che saranno possibili prenotare sul sito del Comune per coloro che hanno effettuato già la prenotazione su Poste, hanno già stabilito un proprio appuntamento, quindi anticipare anche la data per la somministrazione del vaccino. Questo va ovviamente nella linea di voler accelerare il più possibile l'immunizzazione di gregge che vogliamo raggiungere a Pescara entro l'estate e possibilmente all'inizio dell'estate. La deadline della Regione Abruzzo era che entro agosto doveva essere immunizzata l'intera regione, e noi Pescara vogliamo cercare di migliorare per alzare ovviamente la media regionale, è una battuta ovviamente, quella che rappresenta l'immunizzazione della nostra città, di modo da renderla il prima possibile normale nella nuova normalità, relativamente alle relazioni tra le persone, relativamente alle attività economiche che hanno necessità urgentissima di ripartire al più presto. E quindi il nostro impegno dal primo giorno è stato questo, di immunizzare il prima possibile, e vogliamo investire di nostro, come stiamo facendo, per poter raggiungere questo obiettivo. L'organizzazione vaccinale delle dosi è data esclusivamente dalla ASL. Noi dal canto nostro, nella riunione che facciamo settimanalmente con il Comitato Ristretti dei Sindaci, dove partecipa ovviamente Carlo Masci, che è il sindaco e che lo presiede, anche il sottoscritto, andiamo sempre a sollecitare la fornitura di questi vaccini, che avviene solitamente il mercoledì. Stessa sollecitazione l'abbiamo fatta a Figliuolo quando è venuto a Pescara. Ci hanno assicurato che ovviamente arriveranno in quantità massicce. Per ora continuiamo a una velocità controllata, che è sicuramente sotto quella che è la nostra potenzialità, che serve a noi per poter raggiungere l'immunizzazione di gregge a Pescara.